29 luglio 2023, ultime parole della Vergine di Anguera. Sofferenze in arrivo, ma vengo dal cielo per condurvi da Gesù. Siate pronti alla sua seconda venuta. La frase più dolce, ma anche più importante che possiamo leggere in questo ultimo messaggio donato dalla Beata Vergine a Pedro Regis, è quella in cui lei stessa dice che tra i suoi compiti c'è quello di portare a Gesù tutti noi. Ed è con questa certezza che dobbiamo andare avanti e avere fede oltre che coraggio, poiché la stessa Madonna conferma l'arrivo di momenti terribili e di una umanità che sta camminando nell'abisso in cui la spiritualità è quasi del tutto distrutta da una materialità che coinvolge troppe persone. Dobbiamo avere fede, coraggio e speranza e andare avanti con Dio. Leggiamo il messaggio. Cari figli, incoraggiatevi e assumete il vostro vero ruolo di cristiani. Voi siete del Signore e dovete seguire e servire solo Lui. Vi chiedo di essere uomini e donne di preghiera. L'umanità cammina nell'abisso della distruzione spirituale ed è giunto il momento del vostro ritorno. Non restate fermi. Dio ha fretta. Verranno tempi difficili per coloro che sono fedeli, ma non ritiratevi. Tutto in questa vita passa, ma la grazia di Dio in voi sarà eterna. Vi amo, abbiate coraggio, fede e speranza, non siate come Giuda. Il mio Gesù confida in voi. Ciò che dovete fare, non lasciatelo per domani. Sono venuta dal cielo per condurvi da mio figlio Gesù. Siate miti e umili di cuore e sarete grandi nella fede. Avanti, nella difesa della verità. Questo è il messaggio che vi trasmetto oggi. Nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete in pace.